Uomini e donne, Luca e Marco vengono quasi alle mani, rischio espulsione. Nell'ultima registrazione del trono classico di uomini e donne è successo praticamente di tutto. Non è la prima volta che in studio la situazione tra i due tronisti Luca Onestini e Marco Cartasegna rischia di degenerare, ma questa volta i ragazzi sono stati a un passo dall'alzare le mani e sono volati insulti così pesanti che secondo alcuni presenti nel pubblico stavolta qualcuno di loro potrebbe rischiare seriamente l'espulsione dal programma. Prima parte. Clima rovente in studio, la paura di Maria De Filippi. Maria De Filippi è apparsa dapprima infastidita, poi decisamente preoccupata per la piega che stava prendendo la situazione, ed è stata grata quando Luca Onestini ha deciso di smettere di rispondere al rivale che moltissime volte ha ripetuto che secondo lui l'ex Mister Italia era un coglione. Va da sé che anche Luca Onestini ha provocato moltissimo il collega, facendogli il verso più volte e prendendolo in giro, perché alla fine la bellissima Soleil Sorge ha ammesso di provare per Luca e con Luca una chimica pazzesca che invece non prova con Marco Cartasegna. Seconda parte. I due tronisti a un passo dalla rissa. Il tronista milanese si è giustamente sentito preso in giro e ha dichiarato non senza una certa rabbia che non l'avrebbe mai più portata in esterna anche perché lei l'ha sempre preso in giro. La bellissima Soleil Sorge, però, con la sua solita spocchia, non si è mostrata affatto impressionata dalla minaccia. La situazione però è degenerata in studio, quando una volta vista l'esterna della sua preferita col rivale Luca Onestini, ha gongolato in maniera spudorata, prendendo in giro Marco, e quest'ultimo gli ha dato del coglio, e affermando che quest'estate la ragazza gli avrebbe dato un palo. Ultima parte. La scelta di Luca Onestini. Presto il tronista si porterà via la sua Soleil. Non solo, perché Marco ha aggiunto che fuori dal programma Luca è uno di quelli che dovrebbe prendere appuntamento per parlare con lui, e lui manco lo riceverebbe. Parole pesanti e presuntuose che non hanno fatto altro che alimentare un'atmosfera tesissima. Viene da chiedersi come sarà possibile ora continuare il trono blu, e quasi certamente la risposta è che non continuerà, poiché la sensazione è che Luca Onestini abbia già scelto Soleil nel suo cuore e che presto, forse già alla prossima puntata, la sceglierà anche in studio e andrà via con lei.